Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio si è svolto Automoto Retro, l'annuale mostra che richiama a sé i grandi artigiani e i privati che vogliono mostrare le loro meraviglie d'epoca, siano esse auto, moto o fuoristrada. E noi di Offroad TV non potevamo esimerci dall'andare a visitare la rassegna, approfittando dell'occasione per vedere da vicino veicoli 4x4 di rara bellezza e tirati a lucido per l'occasione più unica che rara. Irrinunciabile una tappa nello stand dell'Istituto Alberto Castigliano di Asti, dove il professor Paolo Guasco, assieme ad alcuni studenti, hanno presentato un loro mezzo estremo, totalmente ideato, progettato e costruito dagli studenti dell'Istituto. Sono Paolo Guasco, insegnante dell'Istituto Castigliano Professionale Castigliano di Asti, questi sono 2000 allievi. Quello che abbiamo al nostro fianco è un esperimento che abbiamo fatto noi nel corso. Noi abbiamo nel nostro istituto un corso motoristi. E per far capire un po' ai ragazzi come si fa un'automobile, abbiamo deciso di costruire questo prototipo partendo da nulla, praticamente da due strisce di gesso per terra, poi siamo venuti su pian pianino col telaio, saldature ovviamente fatte dai ragazzi, quindi sono qui per imparare e di conseguenza hanno i loro limiti. Poi ci abbiamo messo sopra un motore Kawasaki GPZ550, ci abbiamo messo qualche anno a costruirlo. Al momento attuale abbiamo fatto dei test nel cortile della scuola, va avanti, gira, fa tutto quello che deve fare. Pensiamo di poterlo collaudare prossimamente su una pista da cross, anche se siamo abbastanza consci che con le saldature che ci sono magari si aprirà in quattro dopo i 200 metri, ma comunque magari lo correggeremo e lo salderemo meglio e riproveremo fino a quando non sarà alla fine. Sempre all'Oval del Lingotto non poteva mancare lo stand della Sparco, con il suo famoso motorhome, che non a caso ha scelto l'Oval destinato al tuning, race e mezzi modificati, dove con i suoi prodotti ha potuto soddisfare ogni tipo di esigenza. Nello stand allargato ha trovato posto il track di Miki Biasion, reduce dalla Dakar 2013, dove con Beppe Simonato abbiamo parlato della Dakar appena conclusa. Dakar 2013, Perù, Cile, Argentina e poi ancora Cile per il finale, da Lima a Santiago del Cile, 14 giorni di gara infuocata, un giorno di riposo e il nostro team Iveco sempre sugli scudi. Abbiamo visto
Gérard Deron nella prima parte di gara veramente molto competitivo, vincere diverse prove speciali, diciamo la verità, anche un pochino assistito dalla buona sorte nel aver avuto pochi problemi, ma sicuramente con un piglio molto competitivo quest'anno, anche probabilmente reduce dalla vittoria del 2012 e convinto di potersi in qualche modo ripetere. Nel team Iveco c'erano anche altri camion, due Tracker Evoluzione 3 guidati da René Kuipers, che è un po' un debuttante nel nostro team, e da Hans Stacey, molto competitivo nelle prime fasi di gara, quindi questi veicoli nuovi che hanno dimostrato una volta di più l'affidabilità di tutti i veicoli Iveco, si sono dimostrati nelle prime posizioni tutti, anche loro. Abbiamo poi Mickey Biasion e Joe Adua con i veicoli Evoluzione 2. Mickey Biasion non ha bisogno di presentazioni, è stato immediatamente tra i primissimi, subito. Poi scendendo invece di posizioni per alcuni problemi tecnici che lo hanno rallentato, ma che non gli hanno impedito di compiere una gara a mio avviso prodigiosa, perché pur nelle posizioni di immediatamente dietro a quelle di punta, ma con un parterre quest'anno di concorrenti molto competitivi, soprattutto nelle prime 10 posizioni, è riuscito a stare sempre con i primi, è riuscito a cogliere degli ottimi risultati di tappa pur non vincendone neanche una quest'anno, ed è riuscito anche a svolgere il compito di supporto ideale a Gérard Deroy e permettergli fino oltre metà gara di essere in testa. Per quanto riguarda Joe Adua, ha condotto la gara da privato qual è, comportandosi dignitosamente, stando nelle 20 posizioni assolute, fino a uno stop generato da un incidente di gara che ha tolto sia lui e sia Hans Stacey qualche giorno prima del riposo dalle classifiche. Questo cosa ha significato? Nel prosieguo di gara che Mickey Biasion, supportando Gérard Deroy, e René Kuipers nelle posizioni seguenti, hanno potuto tenere alta la bandiera del team Iveco e combattere contro l'armata russa, io la definisco tale, l'armata russa dei Kamaz, che quest'anno ha monopolizzato al termine della gara il podio con le prime 3 posizioni. I Kamaz non li scopriamo certo oggi, hanno scritto pagine indelebili nella Dakar con le loro performance e prestazioni, e quest'anno dobbiamo riconoscere che anche i piloti giovani, in particolar modo Eduard Nikolayev, che ha vinto la gara, hanno saputo sfruttare al meglio la strategia del team ed arrivare a Santiago del Cile nelle prime posizioni. Ma questo non significa che il team Iveco si sia arreso, che non abbia avuto un rendimento competitivo, forte, affidabile ed ideale, perché è stato il vero ed unico contraltare allo strapotere dei Kamaz, soprattutto nella seconda parte di gara. Non voglio comunque dimenticare e rendere onore anche al team Tatra ceco, dove Alex Loprice nei primi giorni di gara ha avuto dei problemi tecnici che lo hanno rallentato e lo hanno tolto, un po' come Mickey Biasion, dalla possibilità della vittoria. Ma il Tatra è stato comunque protagonista, e quindi a fine gara vediamo una classifica dove questi 3 costruttori, Kamaz, Iveco e Tatra, hanno monopolizzato le prime posizioni di questa classifica, che ripeto è stata estremamente competitiva nella categoria camion per il ritmo sostenuto che mai si era visto in una Dakar, che è sempre una gara molto difficile, il rally più duro del mondo, ma mai con un ritmo così indiavolato nella categoria camion. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio si è svolto Automoto Retro, l'annuale mostra che richiama a sé i grandi artigiani e i privati che vogliono mostrare le loro meraviglie d'epoca, siano esse auto, moto o fuoristrada. E noi di Offroad TV non potevamo esimerci dall'andare a visitare la rassegna, approfittando dell'occasione per vedere da vicino veicoli 4x4 di rara bellezza e tirati a lucido per l'occasione più unica che rara. Ma
Ma la rassegna non è solo esposizione di vetture e moto dal valore inestimabile, ma anche una possibilità per tutti quelli che hanno una vettura storica, ma non trovano i ricambi, di poter comprare il loro oggetto del desiderio. Erano infatti presenti diversi banchi di venditori di parti di ricambio, dalla targhetta identificativa del modello al motore completo, assemblato o da assemblare. E non solo. Volevi un capo di vestiario per ricordo della giornata o volevi fare un regalo ad un amico o parente? Potevi. Infatti erano presenti anche gli stand che vendevano dalle magliette alle giacche, tutte griffate dagli stemmi delle grandi case auto e motoristiche. In questo mondo affascinante, ecco apparire anche vetture moderne dell'esercito italiano, come il mitico Iveco LMV, veicolo leggero multiruolo. È un mezzo blindato leggero di nuova generazione, prodotto da Iveco, Defense Vehicles di Bolzano. I principali operatori sono l'esercito italiano, dove è denominato VTLM Lince, e l'esercito britannico, dove è in servizio con la designazione di Panther CLV. Il veicolo possiede un elevato livello di protezione contro il fuoco delle armi leggere, gli IED e le mine. Pacchetti aggiuntivi garantiscono la protezione anche contro le armi di medio calibro, come le mitragliatrici pesanti. Il mezzo è equipaggiato con un motore turbodiesel Common Rail Iveco F1C da 136 kW, 185 cavalli potenza. Abbinato a scelta con un cambio automatico ZF a 6 rapporti più la retromarcia ZF 6HP 26 dotato di convertitore idrodinamico di coppia seguito da un riduttore a 2 rapporti montato in blocco con un differenziale posteriore o con un cambio manuale a 5 rapporti più la retromarcia. L'impianto frenante del veicolo è composto da freni a disco anteriori e posteriori con frenatura pneumoidraulica. Il VTLM viene proposto in due versioni, una standard da trasporto con passo di 3500 mm e di lunghezza 4970 mm e una denominata esplorante, la carreggiata fissa è 1720 mm. LMV è un veicolo che può operare in ambienti radicalmente diversi per collocazione geografica, condizioni climatiche e caratteristiche del terreno. Può operare con temperature da più 49 gradi a meno 32 gradi centigradi. Il VTLM, in versione esplorante, può essere inoltre caricato sull'elicottero. Infine, il veicolo può guadare senza preparazione fino a 70 cm di profondità, mentre con preparazione questo valore sale a 1,20 cm. Il VTLM è in grado di limitare la segnatura radar grazie a vernici radar assorbenti e sempre grazie alla sua particolare disposizione delle parti meccaniche, quale motore turbocompressore, è capace di limitare il calore provocato dalla combustione del carburante. Per ridurre ulteriormente la segnatura IR, il radiatore del veicolo si trova nella parte inferiore al di sotto della scocca. Nel 2013 la Lamborghini festeggia i suoi 50 anni. La casa di Sant'Agata Bolognese, fondata nel maggio del 1963, da sempre abbina eleganza, affidabilità e piacevolezza di guida. La casa del Toro non si è data solo alle supersportive, è stata tirata lucido e portata ad Automoto Retro il fuoristrada estremo di casa Lamborghini, LM002,
prodotto per 7 anni fino al 1993 e derivato da un prototipo del 1977 sviluppato per ottemperare alle specifiche tecniche dell'esercito americano e poi prodotto da Lamborghini dal 1986 al 1993. Montava un V12 di 5,2 litri da ben 450 cavalli. L'esemplare esposto è il numero 301 della produzione LM ed è l'unico al mondo con guida a destra.